Giovanni Barberis, parlaci di We Are Olimpo. We Are Olimpo è l'associazione di ex giocatori di basket che hanno militato nelle giovanili o anche in campionati più alti nel mitico Olimpo e che hanno beneficiato, diciamo, del fatto di avere una società molto ben organizzata che ha consentito loro di fare delle esperienze molto importanti dal punto di vista sportivo. Ci siamo trovati un gruppo di ragazzi che hanno giocato negli anni passati con lo stesso intento, cioè di potersi in qualche modo sdebitare verso la società e verso lo sport, dando una mano alle attività giovanili dell'Olimpo, che sono in crisi perché, essendo cambiati i tempi, non ci sono più gli sponsor di una volta. E quindi è difficile portare avanti un settore giovanile con centinaia di ragazzi. Il nostro pensiero è che il basket e lo sport di squadra in generale sia stato molto importante per la nostra formazione, perché ci sono molti valori, la disciplina, lo spirito di gruppo, il fatto di avere lo stesso obiettivo, che sarebbe quello di vincere una partita con persone con cui non si ha una condivisione di tipo culturale o sociale particolare. Quindi il fatto di trovarsi con lo stesso obiettivo e lavorare duro per vincere una partita è una cosa che poi dopo nella vita e nel lavoro ti trovi molto. Noi abbiamo simpaticamente un debito di riconoscenza verso questa parte di educazione che riteniamo molto importante, e quindi ci spendiamo volentieri per cercare di fare tornare l'Olimpo e il basket ad Alba a quello che era per noi, cioè un'attività gratuita che ci ha permesso di socializzare, di farci degli amici e di crescere, come dicevo prima. Noi siamo un gruppo di ex atleti albesi, comunque della zona dell'Albese, dove gravita appunto il settore giovanile, dove il settore giovanile della squadra di pallacanestro Olimpo prende i suoi ragazzi. È una squadra di successo, un progetto meraviglioso come società basket che porta i ragazzi fin dalle giovanili in cima fino alla prima squadra, portando dei risultati notevoli. In realtà dietro tutto questo c'è un aspetto sociale molto importante per i ragazzi, il fatto di fare squadra fin dalle giovanili tutti insieme. Noi abbiamo tre obiettivi. Siamo un'associazione che aiuta le giovanili della squadra di pallacanestro. Il primo obiettivo è quello di permettere a tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi alla pallacanestro, quindi a uno sport importante per molti aspetti, di partecipare il primo anno, forse addirittura il secondo, gratuitamente. Quindi non c'è una quota di iscrizione, ma ci si avvicina allo sport, e questo fa bene a livello di salute, a livello di organizzazione, di socializzazione per i ragazzi, è perfetto. Poi abbiamo una collaborazione invece molto più importante, molto più sensibile, addirittura con i servizi sociali, che ci segnalano alcune famiglie dove sarebbe veramente un passo importante per loro poter avere i ragazzi affidati appunto ai servizi sociali, che possano praticare uno sport. Ovviamente noi non possiamo fare nessun tipo di selezione, perché siamo sempre un'associazione di ex atleti oppure una squadra di pallacanestro, sono i servizi sociali che ritengono di doverci segnalare questi ragazzi. Noi vogliamo assolutamente accoglierli senza che abbiano nessun ostacolo a poter praticare uno sport. E poi la terza cosa, che per tutti noi, a tutti noi è molto cara, noi abbiamo sempre fatto un sacco di attività legate alla pallacanestro, tornei fuori, campus estivi, cioè tutto un mondo al di fuori dell'allenamento classico, della partita classica, per fare gruppo. Al giorno d'oggi purtroppo capita che alcune famiglie che pagano già la retta, pagano già le scarpe, le divise, le borse e tutto, se bisogna mandare i figli anche a fare un torneo fuori, un campus estivo e tutto, li tolgono da questi progetti e dicono: guarda, io questa cifra non posso darle tutto. Allora, visto che esiste un team all'interno della società di persone capaci a gestire queste problematiche, noi vogliamo che tutti i ragazzi che sono già una squadra,
possono fare tutte le attività insieme, perché sono momenti altamente formativi. È solo un piccolo viaggio di 2 giorni, una piccola presenza di 1 settimana in un summer camp, o un torneo magari al di là dei confini nazionali, ma sono tutte esperienze che a noi hanno fatto crescere. E quindi il fatto che ci siano un po' di difficoltà all'interno di alcune famiglie a poter far partecipare i ragazzi a questa cosa, noi ci prendiamo a carico queste richieste, queste problematiche, per continuare a fargli fare gruppo. I ragazzi non devono sentire questa responsabilità, non devono sentirsi esclusi in nessun modo. We Are Olimpo è un'associazione volta al sostegno di quello che è il reparto giovanile della società Olimpo Basket di Alba. E abbiamo voluto creare appunto questa associazione per poter sostenere, e attraverso una serie di eventi che andremo a calendarizzare per quello che sarà l'anno 2015 e per gli anni futuri, eventi di raccolta fondi che saranno diciamo incentrati sul mondo del basket, ma non solo. Quindi avremo delle partecipazioni di personaggi del mondo del basket, avremo delle partecipazioni di personaggi diciamo un po' più trasversali, più mainstream, dalla presentazione del libro alla cena a tema con grandi chef, piuttosto che diversi momenti dove andremo a catalizzare l'attenzione degli appassionati e non, appunto, per una raccolta di fondi a sostegno delle giovanili dell'Olimpo Basket. We Are Olimpo è un'associazione che nasce, come è stato già anche detto, diciamo a sostegno di quello che sono i giovani cestisti albesi. La nostra associazione vuole dare un segno tangibile della sua presenza, e quello che abbiamo cercato di fare, dando anche la serietà all'associazione stessa, è di avere un logo. Questo logo ci accompagna, è qui rappresentato e ci accompagnerà in tutti quelli che sono i nostri eventi, le nostre manifestazioni. E la serietà riteniamo che sia fondamentale a livello di associazione, perché tutto quello che verrà ricavato dovrà essere devoluto al fine di poter sostenere i giovani e le giovanili del basket albese. Grazie da grande.net.